Ciao a tutti, oggi siamo con Patrizia Nivello, abbiamo fatto la seconda sessione per aiutarla a compilare meglio il suo profilo perché vuole trovare collaborazioni sempre più profittevoli con aziende, abbiamo già detto, a Genova del settore navale o tutte le aziende contingenti a questo settore. Oggi appunto abbiamo affrontato l'ottimizzazione del profilo e delle esperienze professionali. Voglio chiedere un feedback a Patrizia su cosa ha imparato, cosa ha compreso da questa seconda sessione. Vai. Ciao a tutti, piacere, anche se non ci conosciamo, spero ovviamente di avervi fra i miei collegamenti. Prima di tutto sarò rapidissima, un grazie a Valentina. È meravigliosa, mi ha insegnato che LinkedIn o comunque i social network non sono un curriculum che uno può mandare direttamente a un'azienda dove si propone per un lavoro, ma è diciamo, il rafforzamento, la presentazione dei propri punti di forza, perché una persona può aver lavorato una vita e avere tantissime competenze, ma alcune senz'altro sono quelle più della sua attitudine. E attraverso quella sezione di oggi lei mi ha fatto comprendere, ha tirato fuori quelle che sono realmente i miei punti di forza, quelli che possono essere un valore aggiunto per un'azienda che avesse la voglia, la necessità di voler collaborare con me e quindi dare un'opportunità di accrescimento all'azienda stessa e a me. Spero di essere stata esaustiva e comunque sono entusiasta di questo percorso che sto facendo con Valentina. Indipendentemente da tutto, l'ho già scritto, ne vale assolutamente la pena, perché comunque è un accrescimento, perché io sono dell'idea che per quanto una persona nella vita abbia lavorato e studiato, ogni giorno è un giorno di apprendimento, è un giorno di crescita, è un giorno in più. Quindi non è detto che uno ha studiato 10 anni, finisce lì e ormai sa tutto. Non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di studiare, non si finisce mai perché la vita va vissuta ogni giorno e quindi ogni giorno bisogna mettersi in gioco e iniziare dei nuovi percorsi e anche delle nuove attività. Non è il mio caso, nel senso che io ho tantissimi anni di esperienza, però maturata in più settori e quindi quello che abbiamo presentato oggi è quelle che sono le mie reali capacità e attitudini. Non per questo non si accettano dei confronti anche con altre realtà lavorative dove ci sono ovviamente le competenze. Però appunto la cosa importante è stato che LinkedIn è un rafforzamento della propria personalità e capacità. Grazie Ottimo, per aver ascoltato. grazie Patrizia, alla prossima sessione, ciao. Perfetto, buona giornata e buon lavoro. Ci Ciao.